Tutto ciò che ci circonda è simbolo, tutto ciò che ci circonda è la proiezione di qualcosa che abbiamo dentro noi stessi e lo stiamo, si dice, manifestando. Ebbene, se tu hai un obiettivo nella vita, è bene che tu conosca le regole che creano, manifestano tutto ciò che ti sta attorno, perché se vuoi concludere una vendita, è bene che tu sappia di cosa stiamo parlando, cioè che tu sappia come attrezzarti per arrivare alla vendita. O se tu vuoi un amore, una relazione nuova sentimentalmente parlando, o magari anche migliorare quella in corso, è bene che tu sappia come i simboli sono importanti. Ma di simboli, di altre cose, se ne parla anche nelle live. E ti ricordo che martedì 28 dicembre ci sarà la meditazione dedicata alla forza del magnetismo che abbiamo e del terzo chakra, il chakra del potere. È una meditazione molto importante questa, molto importante. Mi raccomando, sii presente e gentilmente fai una donazione per aiutarci a pagare le spese, quantomeno quelle, perché le persone vanno pagate. Ogni oggetto che tu hai nella tua casa, guardati attorno, è un oggetto che pulsa di memorie conflittuali. Mettitelo bene in testa. Che cosa succede? Che per attivare un talento tu devi azzerare l'effetto, tra virgolette, nocivo del simbolo. Ora, il simbolo di per sé uno potrebbe dire sì, ma quello è un portafortuna, sta nella cultura occidentale questo. Se tu segui la filosofia Zen, loro ti dicono togli, vedi Steve Jobs, lui toglieva tutto. Io non vorrei vivere in quelle condizioni, però è bene capire come mai lui faceva esattamente quello, non aveva nemmeno tavolo e nemmeno le sedie. Cosa significa? Che lui aveva ragione, ma non necessariamente, è che si tratta di comprendere il perché tutto questo e cominciare ad attivare i tuoi talenti, le tue capacità, scegliendo le cose giuste. E se qualcuno ti ha fatto un regalo, ricordati, non è un regalo quello è un attrarre qualcosa a te. Te lo sei fatta regalare, ma è stata una sorpresa. Te lo sei fatta regalare. L'inconscio lavora così. Ora io leggo un commento che è apparso sotto ad un video ed è di Stefania Canale, una persona che segue da tempo il mio lavoro. Allora Stefania dice, in seguito ad un video dove io ho detto insisto, quadri e foto ti condizionano tantissimo, ebbene lei dice ciao Fabio, ricevere invece come bomboniera rose dentro a scatole trasparenti. Prima di tutto ricordiamoci, simbologia vuole che ogni scatola è un contenitore che rappresenta il movimento del coperchio, solitamente c'è un coperchio, e quello è il movimento della bocca, perché nell'inconscio così si è tradotto. Ma il contenitore in sé molto più spesso è l'utero, l'intestino, talvolta la prostata ed altre cose, ma principalmente utero, la bocca stessa talvolta. Insomma, sta a te riuscire ad interpretare. La rosa all'interno, chi mi conosce sa che ho dedicato un intero video sulle rose. Sarebbe bene che tu, digitando Fabio Nezzak rose, o rosa, no, era rose, era rose, troverai un video dove credo di aver parlato per mezz'ora. Arrivo a parlare di monasteri, di tutto, principalmente perché la rosa è, cara Stefania, associata alla castità, è associata alla purezza. Ma io non sono casta, ma ti sta facendo notare quella rosa che dovresti ricordarti che la perfezione, adesso dico il perché parlo di perfezione, sta nel tuo essere casta. Le rose sono associate ai santi, sono associate ai santi nell'inconscio collettivo, e che ci piaccia o no, noi non possiamo cambiarne il significato. È inutile che diciamo ma io do un significato diverso, ho già sentito questa espressione. Per piacere, non pensate ad una cosa del genere, ve lo dico per esperienza. È meglio che ci adattiamo alla simbologia come viene comunemente tradotta per riuscire ad ottenere il meglio. Una rosa di per sé
dipende dov'è collocata. Quando ci sono delle rose all'esterno hanno un significato, quando sono in prossimità della porta un altro significato, diciamo non molto diverso dal primo. Però qui parliamo di una rosa dentro di una scatola. La scatola, che è l'utero, ma può essere anche la costrizione a non potersi muovere, perché la rosa può rappresentare una persona, può rappresentare il conflitto che Stefania, mi permetto di dire Stefania a te come esempio, ha rispetto, esempio sempre, quando ha vissuto con la propria suocera chiusa in una gabbia e non poteva muoversi da lì perché c'era il bambino, la bambina, condizioni economiche precarie, insomma sei costretta a rimanere casta, casta nel senso simbolico del termine, perfetta, senza macchia, ma ti ricorda che cosa? Che tutto questo problema nacque, dicevo, o da una suocera che ti tiene castigata, eppure il mondo attorno lo vedi perché è una scatola trasparente, oppure ha castigato tua mamma. Perché no? Però il fatto che ti viene regalata, quindi tu la hai attirata, significa che quella rosa è anche la tua persona. Quella rosa sta dicendo: ti trovi dentro ad un fotogramma tuo o di tua mamma o di chi per voi, dove si dice trova la libertà, spaccala quella scatola. Questo sarebbe l'atto da compiere, il gesto da compiere, e poi sotterra la rosa, come a dire basta, io non faccio più la casta. Cosa si intende, dicevo, per casta? Ah, per casta si intende quando ero bambina colorai i muri. La mia mamma e mio papà mi rimproverarono. Ero perfetta in quel momento? No, non lo ero. Per Dio, che è il papà e se vogliamo anche la mamma, io ho compiuto un'azione tale da rendermi non perfetta. E questa rosa è il richiamo alla ricerca di lavorare quei fotogrammi che ci sembrano assurdi, per non dire addirittura sciocchi. Ma ricordiamoci che persino in una separazione una bambina o un bambino si autoaccusa di non essere perfetto, e poi perché è responsabile di questa spaccatura, perché dice fino a quando io non c'ero loro mi raccontano che andavano d'accordo, poi sono nato io, sono nati i problemi, c'era da dividere da mangiare, insomma cari genitori, trattiamoli diversamente sti figli. Ovviamente ognuno faccia il bilancio a casa propria, però questo vuol dire metti a posto quella situazione. Ora le spine, probabilmente quella rosa non aveva spine, ma le spine sono il mezzo di difesa che si viene a creare quando una persona viene considerata non perfetta, deve attrezzarsi. E che cosa fai tu se ti devi attrezzare per essere e apparire perfetta? Comincia a essere più rigida fisicamente. Quando tu ricevi una rosa ti si sta dicendo attenzione donna single. Perché? Perché i monaci non sono di certo uniti sentimentalmente, e la rosa quando la si dà a una fidanzata gli si sta rafforzando semplicemente la sua castità. Stiamo attenti a questi simboli. Stiamo attenti, quante volte mi hanno detto io non c'ho rose, e poi le hanno trovate. Una persona vedova mi disse io non ho rose. Ho detto guarda che tu, in base a quella che è la situazione, dovresti averne una. Va a vedere, trova che ce l'aveva in casa, non se lo ricordava e ce l'aveva davanti agli occhi, nera per giunta, insecchita per giunta, e messa in un settore della planimetria, della geometria sacra della casa, proprio quel settore della coppia, dove lì si struttura l'energia della coppia. Ma insomma, la rosa ce l'aveva e avevo ragione, quindi c'era. Ora puoi averla sotto forma di quadro. Bomboniere così, mi permetto di dire, buttatele via. Non fatevi del male. Lasciate stare l'opinione che gli altri hanno di voi. Dovete decidere di mettere sul piatto la vostra bellezza, la vostra forza, o l'opinione che gli altri hanno di voi, perché se guardiamo a questa non è più finita, siamo schiavi dell'opinione altrui. Quindi tira fuori i doni che hai tu dentro di te, tira fuori tutta la cosa, la passione, la gioia, tutto quello che tu puoi tirar fuori è al di là di quella rosa, è oltre quella rosa. Quella rosa va sotterrata, tira fuori tutta la tua grinta. Ma io non mi rivolgo solo a Stefania, mi rivolgo a tutti. Guardate i simboli che avete attorno, toglieteli di mezzo,
fate di voi una persona libera. Chiedetemi magari tra i commenti: Fabio, io ho questa cosa, io ho quest'altra, mi dici per piacere che cosa può significare, che cosa può dire e che cosa mi consigli, perché magari un aiutino potrebbe essere di aiuto, per l'appunto, non solo a te che mi hai inviato il commento, ma un po' a tutti. Bene, ti ricordo, martedì 28 abbiamo la live, ok? Abbiamo la live meditazione alle ore 20:45, siamo su Zoom. C'è il link in descrizione, prima non ve l'avevo detto. Il link in descrizione lo trovi qui sotto se mi segui da YouTube, qui sopra da Facebook, nezzacademy.net/live. No password, niente, è tutto facilissimo. Guardate, abbiamo reso tutto semplicissimo, quindi per piacere dacci un'occhiata, perché lì troverai anche la possibilità di farci una donazione, che è una cosa gradita per poter pagare le spese. Quest'ultima settimana abbiamo pagato le spese quasi completamente, a dire la verità non siamo arrivati a copertura totale, quindi per cortesia aiutateci un pochino, non stiamo puntando a far profitto con questo tipo di live, quantomeno per ora. Bene, un abbraccione grande dal vostro fabionezzac.net e ovviamente dalla nuovissima piattaforma nezzacademy.net, che se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, iscriviti.